È praticamente il 24 ottobre che io sono chiuso in studio. Prima con la quarantena volontaria perché ero entrato in contatto, lo ricorderete, ne abbiamo parlato qui. E poi per questo DCPM. Sono uscito praticamente soltanto per farmi un tampone, perché l'ultimo giorno di DCPM per girare una recensione. E poi sono sempre stato qui, chiuso. E sto impazzendo, veramente, sto veramente impazzendo. Bisogno di uscire, non lo farò perché sono molto rispettoso delle leggi, chi mi conosce lo sa, però mannaggia, mannaggia, per favore smettetela di uscire a buffo, che non ne usciremo mai da questa situazione, non ne usciremo mai, cioè tutti i settori di lavoro sono al collasso, il nostro settore, cioè io sono fortunato che ho tantissime cose da fare online, sono fortunato perché ho voi che mi seguite e quindi mi sostenete e quindi mi ispirate per fare nuovi video, quindi lavoro grazie a YouTube, anche se non guadagno assolutamente nulla, dai, nulla, non si guadagna niente, dai. Se fate la monetizzazione, cose di non potete vivere con YouTube soltanto, a meno che non diventate partner di grosse aziende. Qualche azienda ce l'ho, grazie a Dio, per questo riesco a campicchiare con YouTube, ma per fortuna ho anche tutto un altro settore di cose di lavoro che faccio online, di insegnamento, ho altre fonti di guadagno, magari un giorno faremo un video su come si può vivere di questo lavoro. Però, ragazzi, il settore è veramente al collasso. Smettiamo. Non solo il nostro, ovviamente, io parlo del nostro settore perché è quello che mi riguarda, la cosa che mi riguarda principalmente. Stiamo cercando di aiutarci tutti noi, tutti i videomaker della mia città, ci siamo riuniti in una grande chat di WhatsApp per cercare di capirci qualche cosa, di sostenerci a vicenda, però ragazzi è dura. È dura e non ne usciamo così. Il settore è veramente collassato. Collassato, il settore arte in generale, che poi alla fine entriamo in un settore legato all'arte sostanzialmente, poi tutti i pipponi tecnici, codici Ateco, cazzi e mazzi, però comunque sempre artisti siamo. Il settore in generale dell'arte, io sono anche fonico, quindi parlo anche del settore musicale, è veramente al collasso, veramente al collasso. Noi avevamo tanti progetti, tutti momentaneamente sfumati e per tutti intendo il 100% dei nostri progetti ed è grave questa cosa. Per fortuna c'è altra roba online che ci sostiene. Il buon Claudio per esempio fa yoga ed è un maestro certificato di yoga e questo lo aiuta a tirare avanti anche perché ha fatto della sua passione inizialmente il suo lavoro, un po' come è stato per il videomaking, no? Però quest'intro è troppo lunga, ragazzi, troppo lunga, ma andava fatta così. Quindi sigla. Dicono che sono quasi quasi mi porto con me. I don't know, I can feel like that. Oprah, he takes a yes or no. Il mio mondo. The sleeping pills. Ed eccoci sul serio di Tron. Viaggi e avventure alla scoperta di luoghi. Minchia che luoghi. E persone straordinarie. Minchia che persone straordinarie. Esperienza sul campo. Questa è la mia sigla. Vi piace? Se non vi piace, così, insomma. Oggi finalmente finirò questo cazzo di plugin. Dagli occhi, dal cervello mi sta uscendo. Ho avuto un po' di mal di gola, ho avuto una voce brutta e non l'ho potuto continuare in questi giorni. Quindi lo farò oggi. Dovrei finire, riuscire a finire oggi la traduzione. Ok, la figata è che finalmente è arrivato il caffè, solo che devo fare una cosa per poterlo prendere perché è un po' pericoloso. Temperatura colore ignobile. Alexa, accendi macchina caffè. Prima che iniziate a scrivere nei commenti, no, non serve a niente questa cosa, Maurizio, lo so.
però è un ottimo palliativo che faccio per la mia fan numero uno, la mia follower principale, cioè mia madre. Quindi così, mamma, vedi che io prendo precauzioni, mantieni cose, tolgo la plastica, non rischio Covid, zero, zero, tutto igienico. Questo è il suono del successo. Che poi, detto tra noi, era il primo caffè dopo 4 giorni e la macchinetta non era prontissima, infatti è uscita una mezza cagata, ma aveva un sapore che era un papà. È una questione proprio emotiva. Certo che la città vuota, a parte questo vino che fischietta qui di fondo, ha quel non so che di, non so, tipo fine del mondo, tipo. Che poi in realtà non è che sia completamente vuota, nel senso la gente esce un po', se ne forte, però in linea di massima c'è tristezza. La verità, cioè, allora sembra, dice, ma allora qui dietro non si vede, ma c'è tipo una brandina così a scomparsa, lui praticamente dorme nel pianerottolo e arriva, a un certo punto arriva, diventa praticamente giallo rosso come colore. E niente, qui si fanno prove tecniche per usare un vecchio Samsung come webcam, con la cosa che abbiamo, un bordello, tutto ripreso quel microfonino lì, la camicia non c'entra, e andare in multi streaming su Facebook, Instagram, YouTube, il mondo di internet. Ciao, siamo in diretta. Internet. Spero di no, perché mi sto diventando scemo. Ecco, Claudio Marra. Io c'ho questo, cavo. Questo qui entra. Ti do il suo che esce con la camera. Maledizione. Quando uno dice, vabbè, dai, sto leggero, mi porto due cosine, giusto per avere un po' di roba con me. Io gli ho detto, mamma, sto andando da Maurizio. Anzi no, in realtà lei mi ha visto prima, mi ha detto, ma stai partendo, vedi che non si può uscire dalla regione. Ho fatto, no, vado da Maurizio. Così. Maurizio. Oh, trattami, Maurizio. Trattami bene a Donald. Qui, ma... qui vi metto il link, capirete chi è Donald. Così. Qui. Io vado. Ciao. Che sennò quando coprono il fuoco è un problema. Alexa, spegni regia. Ok. Alexa, spegni regia. Ok. Alexa, spegni regia. Ok. Mannaggina. Una delle cose che probabilmente in pochi sapete è che all'interno del nostro entourage, nello specifico proprio il mio socio, uno dei fondatori della Monkey Hat, abbiamo appunto lui proprio, che è un maestro Yoga Alliance, un maestro comunque certificato, il primo in Calabria ad avere questa certificazione, e che si occupa di benessere del corpo, è anche un ex preparatore atletico, ora molto 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 focalizzato sullo yoga, e quindi yoga, benessere del corpo e quant'altro. Perché questa premessa? Perché abbiamo lanciato un canale ieri, per questo abbiamo fatto riunione di produzione, abbiamo realizzato un canale che si chiama Hanuman Yoga, come il dio scimmia del non so che cosa, della cultura indù, non è campo mio, quindi ammetto l'ignoranza. Vi lascio qui il link al canale, andatelo a guardare, iscrivetevi. Tutte le mattine lui vi regalerà una live, tutte le mattine, proprio tutte le mattine alle 8:30 del mattino, per iniziare la giornata, quindi quello che viene chiamato il saluto al sole, se non sbaglio. Quindi dateci tanti feedback, commentate, diteci cosa ne pensate, iscrivetevi, attivate la campanella anche lì, perché è un altro progetto delle scimmie col cappello a cui tengo veramente tanto, e spero di poter farlo crescere parallelamente al mio canale personale, che è quello in cui pubblico la mia attività di videomaker singolo. Non so voi, ma io mi vado a fare il vaccino per l'influenza, lo stagionale, perché soffrendo di diabete va fatto. Sto vloggando esclusivamente in questi giorni con il DJI Osmo, cioè da oggi in realtà, perché ho ceduto la mia X7 al buon Claudio, che la sta usando per il nuovo progetto di yoga di cui parlavo prima, quindi a breve Sony ZV1. E poi molto stile, tipo scambio di cose strane. Mi vedo un attimino con lui per fare uno scambio. No, poi tolgo con Photoshop.
Ti rendi conto? Non sei credibile. Non sei credibile? Non fai paura. Momento clou della giornata di un videomaker è fare la spesa alla linea. È importante come. In tutto questo mi è arrivato questo pacco. Non pensavo di aver mai acquistato un pallone. Forse un casco in spugna per sbattere la testa contro i muri. Un elmo da crociato finto. Cosa sarà mai? Ah, ogni tanto gli arrivano anche i regalini al buon barone Leopoldo, la sua nuova cuccia. Con i bordini, che lui si prende sempre qualcosa per mettersela tipo cuscino sotto. Allora gli ho preso questa che ha tipo il bordo spugnoso coccoloso. Al bordo coccoloso. Partiamo un po', però. Ci sta meglio veloce. No, non spara. Termometro. No, cazzo, cazzo, cazzo. Come ogni mattina, la routine alle ore 8:30 sul canale Hanuman Yoga. Fra un pochettino, seconda sessione di studio col buon MK per le cover del nuovo album, per tanti altri progettini che stanno partendo. E quindi oggi si lavora, altro che si lavora assai. Guarda la notte che balla, tutta la notte sei bella, non ci pensare la, ma balla, fino a che non caderanno le stelle. Allora, ricapitoliamo il nostro pranzo, MK. Allora, 20 chicken McNuggets, un tasty basket. Allora, 20 sono mie. Tasty basket. Tasty bucket, pony. Mac menu, crispy Mac bacon. Mac menu, double chicken, BBQ. BBQ, Mac. E Mac menu, Mac chicken. One eternity later. E dopo il pranzettino, chiamiamolo così, di oggi, cerco di pulirmi la coscienza con un po' di verdura in padella. Ti è piaciuto il lettino? Baroni. Ultimo giorno di lavorazione, quindi il terzo giorno, sì, penso sia l'ultimo, di teaser e di copertina e di stories and sources, di cose social per MK93. Un bel lavoro, una bella produzione anche questa, come sempre piena di cose da fare, bella intensa, però ci piace. È una settimana più produttiva del solito in pieno lockdown, dai, ci sta. Ok, lavoro finito, il cliente super soddisfatto, a breve uscirà il teaser dell'album, la grafica, vari scatti abbiamo fatto nel... prendo un caffè e poi vi faccio vedere cosa abbiamo usato e come e dove per gli scatti. E poi più avanti vi mostro gli scatti, non questa settimana però. Eccoci qua, sala pose, abbiamo usato luci a colonna gelatinate con gradazione dal blu al viola da un lato e dal rosso all'arancione dall'altro e giallo a verde a tagliare a 45 gradi e poi macchina del fumo, alcune armi e per lo shooting basta e molte pinzette. Per carità, l'idea è figa, solo che ora devo mettere a posto sto casino. Solitamente io prendo l'audio delle mie recensioni da lui, che è collegato con un cavo a lui, che è un preamplificatore che io modificai tempo fa perché nasceva per cellulare, ma è un ottimo preamplificatore dell'IK Multimedia, che esce poi e va a inserirsi nell'ingresso mini jack del mio Tascam DR5. Faccio monitoring tutto quanto, bello, audio bello, figo, pulitissimo, pieno, però mi sono rotto un po' le palle onestamente ogni volta di dover sincronizzare e fare, quindi
Ora ho deciso che eliminerò questa cosa, questo crocchio infernale, e lascerò sempre lì la camera con il Rod Wireless Go e tanto piacere. Allora, se vi state chiedendo il perché di questo casino incredibile che ho fatto, semplicemente per una questione di ottimizzazione. YouTube è diventato un lavoro per me, nel senso che ormai realizzo dai 4 ai 5 video a settimana, cioè praticamente quasi uno al giorno, per cui l'ottimizzazione del tempo è fondamentale per poter arrivare a fine mese, visto che YouTube, ribadisco, come ho già detto altre volte, non mi genera alcun tipo di guadagno, se non poche commissioni da Amazon e qualche commissione dagli altri brand che sponsorizzo, ma in linea di massima non vivi con YouTube. Chi lo fa può darmi ragione, soprattutto con numeri bassi, piccoli, per quanto per me fantastici, ma comunque bassi per la media degli YouTuber italiani. Il punto qual è? Che devo poter comunque avere il tempo di lavorare, di andare avanti con la mia attività, che è quella appunto della produzione di audiovisivi, per cui devo per forza ottimizzare i tempi per quanto riguarda YouTube. E la cosa migliore è avere sempre l'audio in camera, non dover stare lì a sincronizzare, aspettare che renderizzi, insomma è sempre un pochettino più complicato. Avere un video già bello che è pronto è sicuramente l'opzione migliore. Anche per questo, come ho già detto nel video che vi lascio qui, dei motivi per acquistare una ZV1, ho acquistato una ZV1, e questa ZV1 per me è un grande passo avanti, perché l'autofocus non mi dà problemi, mi dà un pacchetto, è una macchina concepita appositamente per chi fa YouTube, e quindi per me è una macchina perfetta per fare YouTube, anche se l'ho fatto stringendo un po' i denti, perché come sapete, se mi seguite già da un po', non amo particolarmente il colore della Sony, sono un fucista proprio innamorato perso, per cui va bene, però comunque ottimizziamo i tempi, quindi ZV1. No, bisogna ottimizzare, ragazzi, ottimizzate i tempi. A few moments later. Oh, non ho fatto in tempo a parlare di Sony ZV1, che mi ha puzzato il corriere in un giorno. Io l'ho comprata usata ad un prezzo incredibile, in garanzia, con solo 2 mesi di vita. Ma voglio ringraziare Vaperum, lascio linkato qui il suo canale, perché veramente, mamma mia, super professionali, super. Insomma, bella crocchio per il vlog, dai. Com'è? Sto provando la nuova ZV1, sto vloggando e devo vedere un pochettino come si comporta. Sembra comportarsi bene. Voi che dite? Che dite? I colori saranno molto diversi da come siete abituati. Come per quanto la tendenza. Questa è una prova di messa a fuoco con la macchina tutta in automatico, che abbiamo capito che non è cosa mia una Sony. Vroom. Ok. Di che stiamo parlando? C'è. Mannaia la... Boom. C'è? C'è? Minchia, fantastico. Rivaluto. Sto rivalutando. Vediamo se mette a fuoco, è vero che mette a fuoco gli animali. Ti senti a fuoco, Leopoldo? Ti senti a fuoco? Barone? Che cos'è questo? Il gatto morto? Ma quanto sei bello. Troppo entusiasmo per una Sony, Leo. Troppo entusiasmo. Buondì cipollini, sto andando a ritirare dei pacchi che mi sono arrivati e con la scusa testo un po' la stabilizzazione della nuova camera di questa ZV1. Vediamo come si comporta. Mi devo riabituare a vedere l'obiettivo, perché da quando ho ripreso a fare vlog mi è naturale, avendo lo schermettino al lato, guardare lo schermettino, come dice buon Luca Scomparin. Però non è facile, è una questione di abitudine. Per fortuna utilizzo questo coso wide della, come si chiama, della Ulanzi, che mi permette di stare col braccio poco teso, perché sennò purtroppo questa camera avrebbe l'equivalente di un 24-70 e sarebbe un casino da gestire dal punto di vista della tensione del braccio, un disastro, insomma. Comunque andiamo, ritiriamo, accattiamo i cornetti per mamma e papà e si torna a studio, a lavorare. Ok, pacco ritirato, anzi pacchi ritirati, che sono 2 in 1, e dovrebbe esserci dentro una cosa che è un segreto, è un nuovo format che uscirà a breve e del quale scoprirete maggiori informazioni solo se seguite il mio canale e vi iscrivete.
Vabbè, è attivata la campanella, ste cose così, insomma. Buongiorno. Non ci presto. Sei tu il problema della temperatura, non io. Sei tu perfetto, sei a fuoco. Sono a fuoco? Incredibile. Come mai? Però la stabilizzazione l'ho provata, è impostata al massimo ora. Una cagata. Beh, cipollini, che dire, siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo, interminabile vlog. Anche questa settimana è andata, un sacco di cose fiche, speriamo che la prossima porti altrettante emozioni. Testerò meglio questa ZV1 che per certi versi mi ha entusiasmato, per altri no, anzi mi sono forse un po' pentito per certi versi, come la tenuta ISO, mi ricorda tanto la 9 che per video era qualcosa di aberrante, i colori che... non ce la faccio, non è veramente, psicologicamente parlando sono qualcosa di terrificante, ma l'autofocus è effettivamente tanta roba. Comunque ve la porterò la prossima settimana, o questa vi è, non lo so, ancora devo capire un attimino come sono messo col lavoro e con gli impegni. Comunque vi porterò una recensione un po' più dettagliata rispetto a quella che ho già fatto, che vi ho lasciato prima in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ditelo ad amici e parenti, a tutto il globo terracchio, ma questo ormai lo sappiamo benissimo. Noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo vlog della settimana. Ciao cipollini.